Ciao a tutti, io sono Svetlana Marongiu e questo è il nostro canale di YouTube. Il canale di Vittoria è Svetlana Marongiu. In questo video realizzeremo insieme un maglioncino fatto a ferri che io ho fatto per mia nipotina di 2 anni. Voi certamente potete fare misura che serve a voi. Io ho usato filato Perfetto Mix di Metz Cucirini. Questo filato io ho avuto in omaggio dall'azienda, quale ringrazio tanto. Ho usato questi due colori, color panna, questo qui, e color rosso. Certamente che dovevo uscire per Natale, oggi Santo Stefano, purtroppo io non sono riuscita in tempo, però è sempre attuale, in quanto possiamo usare colori a piacere, non solo colori natalizi, ma d'altronde bianco e rosso è sempre bello, non solo per Natale. Ok, per quanto riguarda strumenti, io ho usato ferri numero 3, io ho usato ferri circolari, ma non vi spaventate in quanto il lavoro è andato dritto e rovescio, quindi potete usare ferri lineari. Ok, quindi ferri usate quelli che servono a voi, a quale vi siete abituati a lavorare. Io ho usato questi in quanto lavoro, mi trovo meglio con ferri circolari. Ok, certamente anche numero di ferro, voi dovete fare campione prima di iniziare il lavoro. Molto probabile che 3 per voi è troppo poco, userete 3 mezza oppure 4 come consigliano qua sull'etichetta. Certamente dipende sempre dalla vostra densità del lavoro. Ok, poi per quanto riguarda bordino, qui ho fatto bordino a uncinetto usando sempre questi due colori, usando uncinetto numero 3. Per quanto riguarda bordino, uscirà video da parte subito dopo questo video, e dopodiché ho fatto questo ricamo. Ho ricamato questi 3 cuoricini che mi sembrava troppo bianco qui, quindi anche per come fare un piccolo ricamino sulla maglia rasata, uscirà video sempre da parte, usando io ho fatto usando lo schema di punto croce. Ok, quindi oltre certamente cuoricini, che mi piacevano cuoricini, potete non fare, oppure fare qualche altro ricamo, una stellina o un fiorellino, comunque a vostro piacere. Qui dietro ho messo un bottoncino sempre a forma di cuore, e con questo il mio maglioncino è pronto. Ok, per quanto riguarda filato, il mio maglioncino pesa 170 grammi. Ok, quindi se vi piace questo progetto, passiamo subito al lavoro. Per iniziare il nostro lavoro, noi dobbiamo fare campioncino. Io inizialmente ho fatto questo campioncino. Voi avete sicuramente visto sul canale, c'è già video di questo punto bicolore a stella. Mi piace tanto, ma mi rimane perplesso il fatto che un pochino vedete che si sposta il disegno. Quindi ho cambiato idea e non userò questo punto. Ho provato un altro punto che non mi dispiace neanche questo, poi ve lo faccio vedere, in quanto molto molto semplice, e guardate che è pure molto carino. Ok, comunque lavoro, noi dobbiamo iniziare sempre dal campione. Io userò per momento la cifra che, in quanto lavoro, inizio da maglia rasata per fare un bordino del genere. Quindi io ho guardato questa misura, io ho avviato qua 20 maglie e ho fatto campione. Ok, e guardate, il maglioncino sarà molto semplice, in quanto lo decoriamo, cioè il modello è semplice, classico, e cominciamo a lavorare da parte bassa. Cominciamo dalla schiena. La prima misura che dobbiamo prendere è circonferenza del bambino, della persona a chi le stiamo facendo. In caso mio la metà risulta 3
34 centimetri e quindi io misuro, faccio il calcolo a base di maglia rasata. Quindi io qui scrivo subito, io ho già scritto che qui userò ferri numero 3, in quanto questo campione ho fatto con ferri numero 3. Quindi io ho avviato 20 maglie che mi risulta, vi ricordo che io ho detto prima, io sto misurando adesso maglia rasata, mi risulta 13 centimetri, in quanto vedete poi quando io ho passato al punto lavoro leggermente si allarga, quindi maglia rasata userò come un elastico e faccio in questo modo. Quindi 20 maglie mi risultano 13 centimetri, ok? Io devo fare 34 centimetri, quindi centimetri sotto centimetri, e scriviamo 34 centimetri. Quante maglie deve avviare? X. E facciamo il nostro calcolo. X uguale, facciamo così come facciamo sempre, 20 per 34 e diviso 13. E adesso facciamo il nostro calcolo. Prendiamo calcolatrice, ok, 20 moltiplichiamo a 34 e dividiamo a 13, ne risulta 52 maglie, ok? Se volete fare un pochino più largo potete aggiungere un centimetro, quindi qualche maglia in più. Quindi io per il mio lavoro adesso con parto con colore rosso, avvio 52 centimetri, 52 maglie 52, numero di maglie per punto che poi proseguo con questo punto devono essere multipli a 2, quindi va bene 52, ok. Io in modo semplice, non troppo stretto, avvio 52 maglie e faccio in circa 6 giri di maglia rasata. Quindi cosa faccio? Prima maglia tolgo senza lavorare, lavoro tutti, quindi prima maglia senza lavorare, 50 maglie lavoro a dritto e ultima maglia di vivagno la lavoro a rovescio. Questo sarà il giro sul dritto, giro lavoro e lavoro tutte le maglie a rovescio, prima maglia senza lavorare, tutti i maglie a rovescio e anche maglie di vivagno a rovescio, poi giro lavoro e ripeto giro numero 1, quindi faccio in circa 6 giri di maglia rasata e poi ci rivedremo. Ok, ho lavorato 6 giri facendo maglia rasata. Voglio ricordare ancora che quando avviate le maglie non devono tirare. Se non lavorate filato grosso, lavorate filato come mio, quindi potete e non riuscite a farli morbidi, quindi potete avvicinare due ferri insieme e fare il vostro avvio delle maglie. Un'altra cosa, prima di andare avanti, io ho lasciato una codina un pochino più lunga che poi mi servirà per cucire questo bordino, ok. Quindi scriviamo 52 maglie e ho fatto 6 giri maglia rasata, ok, così lo ricordiamo. Per il momento quaderno non ci serve e adesso nel successivo giro noi cominciamo a creare il nostro bordino con dentini. Quindi facciamo in questo modo: prima maglia e maglia di vivagno, ricordate che io maggior parte di case non lavoro e ultima lavoro a rovescio, almeno che appunto non prevede maglia di vivagno lavorata. Perché non lavoro? Perché mi piace questo bordo che si crea, soprattutto quando noi facciamo qualche capo che dobbiamo usare la cucitura, è molto molto comodo di avere maglia di vivagno, ok.
maglia di vivagno abbiamo fatto, e dopodiché partiamo con il nostro bordino. Getto il filo sul ferro in questo modo, dopodiché successive due maglie lavoro due insieme a dritto prendendo parte da dietro della maglia. Guardate come si presenta la mia maglia. La mia maglia si presenta in questo modo, quindi io lavoro prendendo parte da dietro. Ok, se supponiamo che la vostra maglia si presenta in questo modo, così, o la girate per avere maglia girata in questo modo, oppure lavorate, supponiamo che le vostre maglie si presentano in questo modo, ok, quindi due maglie insieme, la lavorate prendendo da questa parte. Questo è importante perché verso della maglia vi ho sempre detto che è importante. Io rigiro le maglie come è giusto, ok, quindi erano così, ho fatto tornare indietro e partiamo col bordino. Quindi getto il filo e lavoro due maglie insieme a dritto prendendo parte da dietro della maglia. Ok, e questo è il nostro punto. Getto il filo e due maglie insieme a dritto, getto il filo e due maglie insieme a dritto. In questo modo noi dobbiamo terminare questo giro. Ok, getto il filo e due insieme a dritto, getto il filo, due insieme a dritto. Terminiamo il nostro giro e ci vediamo qua alla fine. Sono arrivata alla fine del giro, mi sono rimaste sul ferro 3 maglie, quindi faccio ultima volta, getto il filo, due insieme a dritto lavorando parte da dietro della maglia, fatto, e per terminare il giro maglia di vivagno che la lavoro a rovescio. Ok, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Adesso giro il mio lavoro, mi trovo sul rovescio del lavoro e tutte le maglie le lavoriamo a rovescio. Prima maglia e di vivagno senza lavorare e lavoriamo a rovescio tutte le maglie. Maglia e la maglia gettata. Tutti quanti fino alla fine del giro le lavoriamo a rovescio. Ok. Se qualcuno di voi lavora ferri lineari, ripetete quelle che dico io, dove c'è maglia a dritto, dove c'è maglia a rovescio e maglia a rovescio. Ok? Il punto è semplice, questo per il momento non è un punto, è solo il bordino, ma poi il punto sarà pure molto semplice, vedrete. Ok? Terminiamo questo giro e poi vi dico cosa dobbiamo fare. Sto arrivando alla fine del giro, quindi mi sono rimaste un paio di maglie, li lavoro a rovescio, ultima maglia e maglia di vivagno la lavoro pure a rovescio. Ok, quindi abbiamo fatto questi due giri, sul dritto abbiamo lavorato gettata e due insieme a dritto, e sul rovescio abbiamo fatto tutte le maglie a rovescio, compreso la maglia gettata. Ok, questo giro 7 e 8 forma il nostro futuro bordino in questo modo. Ok, quando abbiamo fatto questo lavoro, io adesso faccio 6 giri di maglia rasata. Ok, quindi come abbiamo fatto prima, maglia di vivagno, tutti maglia a dritto e ultima maglia di vivagno a rovescio. Quindi io ripeto maglia rasata e lavoro, credo che mi sarà sufficiente 6 giri, comunque 6 giri e poi ci rivedremo. Ho fatto 6 giri di maglia rasata e lavoro, si presenta in questo modo. Dopodiché si potrebbe piegare così
E subito sollevando una maglia all'inizio e lavorando tutti insieme a creare questo bordino. Ma io ho deciso di lasciare in questo modo, per questo ho lasciato all'inizio, quando ho avviato le maglie, un filo un pochino più lungo per cucire, poi ve lo faccio vedere certamente. Allora, ragionamento è questo, ragionamento. Se per esempio durante l'inverno la bambina cresce, questo qua, il maglioncino diventa corto, io posso disfare questa cucitura e lasciare in questo modo, certamente allungando o facendo un giro di maglie basse uncinetto in modo che non si arrotola questo bordino. Ok, questo è il mio ragionamento, ma poi vediamo. Quindi, successivo passaggio, io ho deciso di fare una righina qua di maglie a rovescio. Quindi cosa faccio? Faccio un giro sul dritto del lavoro lavorando prima senza lavorare maglia di vivagno e faccio tutti i mali a rovescio. Ok, arrivo fino alla fine del giro, giro il mio lavoro, quindi mali a rovescio fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, quindi faccio ultima maglia a rovescio e maglia di vivagno a rovescio. Ok, io ho fatto questo bordino per facilitarmi in futuro, quando devo fare questa cucitura mi viene più semplice a vedere le maglie. Ok, quindi ho fatto maglia a rovescio, giro lavoro sul rovescio e faccio lo stesso un giro a rovescio. Quindi maglie di vivagno e tutte le maglie le lavoro a rovescio. Terminiamo anche questo giro. Se volete potete anche non fare questa riga, ma a me viene più semplice poi anche per spiegare. È molto probabile che poi durante lavoro io ogni tanto questa riga voglio introdurre nel mio maglioncino. Ok, terminiamo questo giro tutti i mali a rovescio. Ok, ho terminato questo giro. Vedete che si è formata questa righina con le mali a rovescio. Ok, successivo giro io aggiungo un altro colore, quindi prendo questo colore 10-20 e partiamo con il punto a bicolore. Ok, vorrei fare questo punto che vi ho fatto vedere quando abbiamo contato proprio il nostro campione. Allora, prendiamo inizio. Quando io introduco il filo di un altro colore, io maglia di vivagno la lavoro, così mi viene più bello il bordino. Ok, scusate che qui dobbiamo aggiustare bene i nostri fili. Guardate, avvicino filo nuovo con filo con quale ho già lavorato e la prima maglia, vedete, tengo teso con mano destra e faccio maglia di vivagno, la lavoro a dritto. Ok, dopodiché tengo tutti e due fili ben tese e noi partiamo con il nostro punto. Quindi punto, come vi ho detto, multiplo mali multiple a 2 e noi facciamo in questo modo. Facciamo gettare il filo, guardate verso come getto il filo, in questo modo, non sbagliate in questo modo in quanto è importante. Quindi getto il filo, dopodiché entro nelle successive due maglie, prendendo parte da dietro della maglia, porto in avanti filo, non lo tolgo dal ferro, getto di nuovo, entro un'altra volta. Ok, vedete, abbiamo fatto questa costruzione e dopodiché tolgo le mie maglie dal ferro. Adesso vi faccio rivedere lentamente. Getto il filo, lo tengo, entro, aggancio due maglie insieme, porto in avanti filo, ok, getto, entro di nuovo, aggancio il filo. E dopodiché tolgo due maglie. Quindi da due maglie, vedete, noi abbiamo fatto prima una maglia gettata,
dopo siamo entrati, quindi faccio rivedere, maglia gettata, tengo, entriamo in due maglie insieme e da due maglie facciamo 3. Una, gettiamo il filo, entriamo ancora. Vedete, abbiamo fatto 3 e togliamo dal ferro. Di nuovo, getto il filo, lo mantengo con il dito, entro, aggancio, porto in avanti, getto il filo, entro di nuovo, ok, e dopodiché tolgo le mie maglie. Faccio vedere ancora una volta per ricordare ancora meglio. Quindi, getto il filo, tengo, entro, porto in avanti, getto, lo mantengo, entro ancora, ok, e dopodiché togliamo dal ferro. Ok, guardate cosa abbiamo ottenuto e in questo modo noi andiamo a terminare questo giro. Ok, e ci vediamo alla fine del giro. Guardate, sono arrivata alla fine del mio primo giro del punto e vedete che mi sono rimaste 3 maglie. Quindi per queste 2 maglie faccio ultima volta il mio elemento, quindi getto il filo, entro dentro, aggancio, getto, ok, e tolgo fer dal ferro. Ultima maglia di vivagno. La lavoriamo a rovescio. Ok, con questo il primo giro del nostro punto abbiamo terminato. Giriamo lavoro sul rovescio e andiamo a fare il secondo giro. Guardate, nel secondo giro noi vediamo questi cespugli, diciamo, di 4 maglie. Adesso maglia di vivagno la prendo senza lavorare e guardate, qui abbiamo un gruppetto di 4 maglie. Getto il filo in avanti. E prime 2 maglie le lavoro insieme a rovescio, ok, e successive 2 maglie, quindi insieme con gettato, con la maglia gettata, io lavoro insieme a rovescio e così andiamo a fare il nostro secondo giro. Guardate, di nuovo 4 maglie, ok, divido 2, prendo 2 insieme e le lavoro a rovescio. Successive 2, entro e le lavoro a rovescio, ok? E in questo modo noi dobbiamo terminare il nostro secondo giro. Quindi lavoriamo 2 maglie insieme a rovescio, sempre, vedete? Se per esempio vi capita che una maglia si presenta così, quindi raddrizzate, ok, vedete che devono presentarsi in questo modo, quindi 2 insieme a rovescio e 2 insieme a rovescio, dopo 2 insieme a rovescio e 2 insieme a rovescio, ok. Terminiamo il nostro secondo giro e ci vediamo alla fine. Sono arrivata alla fine del secondo giro, quindi lavoro ultimo elemento, 2 maglie insieme a rovescio e ultime 2 insieme a rovescio. Maglia di vivagno la lavoriamo a rovescio. Ok, abbiamo fatto il secondo giro del nostro punto, giriamo lavoro sul dritto, nel successivo giro io cambio il colore, ok? Quindi io cosa faccio? Vedete, sollevo il colore rosso, filo di colore rosso, e come vi ho detto, la prima maglia quando cambiamo il colore la lavoriamo giusto per bloccare, ok? Lavoro prima maglia, ok, e partiamo col nostro terzo giro. La differenza tra il primo e terzo giro è minima, quindi solo all'inizio del giro. Guardate, se noi guardiamo questo campione che ho fatto qui, questi elementi vengono un pochino a scacchi, quindi per ottenere questo lavoro noi dobbiamo svasare un pochino. E cosa facciamo per questo? Allora, perso il filo, eccolo qua. Quindi per momento ho fatto maglia di vivagno,
Dopodiché lavoro una maglia a dritto, ok? Quindi con questa maglia a dritto ho svasato i miei futuri elementi. Quindi ripeto, dopodiché, dopo questa prima maglia a dritto, noi in sostanza quindi ripetiamo il giro numero 1. Getto il filo, tengo e lavoro come abbiamo fatto nel primo giro. Maglia, gettiamo, entriamo, ok, e togliamo dal ferro. Getto il filo, entro, come lavorare a dritto, porto in avanti il filo, getto, entro di nuovo, ok, e tolgo dal ferro. Getto, entro, aggancio due parti della maglia da dritto, porto in avanti, getto, entro di nuovo. Ok, in questo modo noi andiamo a lavorare fino alla fine del giro e ci vediamo lì. Sono arrivata alla fine del terzo giro e vedete cosa ne abbiamo: 2, 3, 4 maglie. Quindi getto il filo, lavoro a creare ultimo elemento, quindi passo, getto, passo ancora, ok, tolgo dal ferro. E per la simmetria, come vi ricordate, noi abbiamo iniziato con una maglia a dritto per svasare i nostri elementi, quindi noi terminiamo con una maglia a dritto e maglia di vivagno a rovescio. Ok, girando il nostro lavoro sul rovescio, noi facciamo in questo modo: maglia di vivagno senza lavorare, una maglia a rovescio, e dopodiché noi di nuovo abbiamo questo elemento di 4 maglie e lavoriamo 2 insieme a rovescio e successive 2 insieme a rovescio, e così fino alla fine del giro: 2 insieme a rovescio e 2 insieme a rovescio. Terminiamo il nostro giro, arriviamo alla fine e ci rivedremo. Ok, questo è il sono arrivata alla fine del quarto giro, quindi vediamo ultimo il nostro cespuglietto di 4 maglie. Quindi facciamo 2 insieme a rovescio, 2 insieme a rovescio. Abbiamo questa maglia per la simmetria, la lavoriamo a rovescio, e maglia di vivagno a rovescio. Ok. Con questo il nostro punto rapport in altezza del nostro punto abbiamo fatto, quindi io ogni 2 giri cambio il colore. Se qualcuno di voi decide di fare un colore unico, quindi dobbiamo ripetere primo, secondo, terzo giro, terzo e quarto certamente. Ok, guardate, io vi faccio vedere ancora come cambio il filo. Quindi io, vedete, il filo rosso con quale ho lavorato è questo qui, il filo che devo sollevare che va al gomitolo è questo. Quindi cosa faccio? Vedete, io metto in questo modo, tengo teso questo filo rosso, prima prendo il ferro, tengo in questo modo, che faccio la mia prima maglia per introdurre il colore nuovo, ok, e parto con il mio primo giro del punto. Getto il filo, 2 insieme, getto e 2 insieme, ok, getto il filo, entro in questo modo, aggancio, getto, di nuovo entro e tolgo. Ok, quindi io questi 2 elementi ho fatto rivedere il giro numero 1, quindi noi da allora e poi andiamo a ripetere questi giri. Ok, non lo so se io lo faccio ancora, non ho ancora deciso se faccio tutto di questo punto oppure poi cambio qualcosa. Per il momento un pezzettino di sicuro faccio bicolore. Ok, ci vediamo dopo.
sono andata avanti con lavoro. Il risultato è questo. E prima di disfare questo che non mi piace, vi volevo far vedere errori da evitare. Guardate, io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ho fatto 15 righe di questo punto, quindi ogni riga 2 giri, 30 giri in tutto. Poi ho deciso di proseguire come abbiamo iniziato qui, quindi 6 giri di maglia rasata e poi ho fatto questo bordino lavorando sul dritto del lavoro, ho fatto un giro di maglia a rovescio e lo stesso, quindi la stessa riga che abbiamo fatto qui all'inizio. Ok, perché voglio disfare lavoro? Guardate, io anche quando ho fatto il campione ho visto che lavoro, se io cambio il punto, lavoro restringe, ma in caso mio, guardate, da 34 centimetri che servono a me, lavoro si è ristretto. Vedete che sto facendo maglia rasata e lavoro si è ristretta un pochino troppo, quindi mi risultano 30 centimetri, quindi per me è troppo poco in quanto sarebbe troppo stretto maglioncino. Quindi cosa faccio? Prima di tutto io devo fare calcolo, quindi mi mancano 4 centimetri per proseguire. Torniamo al nostro quaderno. Guardate, qui noi abbiamo fatto il calcolo quanti mali dobbiamo avviare facendo il campione. Adesso dobbiamo fare calcolo quanti mali abbiamo in un centimetro. Quindi se io ho fatto, tornando sempre a queste cifre, quindi 20 mali, scriviamolo qua, facciamo una divisione, 20 mali uguale a 13 centimetri, quindi un centimetro. Quanti mali? Facciamo il nostro calcolo, 20 per 1 è diviso a 13. Ok, quindi prendiamo calcolatrice, 20 diviso a 13 uguale 1,5, scriviamo in circa 1,5 mali, quindi io un centimetro ne ho 1,5 mali. Ok, quindi a me mancano 4 centimetri, io devo vedere quanti mali devo aggiungere. 4 centimetri così per 1,5 mali. Allora 4 per 1,5 mi risultano 6 maglie. Ok, quindi 4 centimetri, cosa scrivo? 4 centimetri uguale a 6 maglie. Quindi in caso mio io adesso disfo, lavoro fino quando è finito il nostro punto, fino a questo punto qui, prima di partire con maglia rasata io devo aggiungere in totale 6 maglie, quindi 6 maglie, se siamo partite a 52 più 6, quindi 58, ma credo che arrivo a 60 maglie, quindi io credo che aggiungo 8 maglie. Disfo e torno per farvi vedere come aggiungo le maglie. Prima di disfare completamente vi faccio vedere come io raccolgo le maglie. Quindi ho tolto il ferro, guardate, in caso mio qua ho terminato con il punto con colore bianco e si vede benissimo come passo con colore rosso. Quindi prima di disfare completamente io raccolgo le maglie, vedete queste bianche, in questo modo. Così sono sicura che non perdo nessuna maglia, in questo modo, vedete, si vede molto bene ogni maglia. Poi vediamo se il verso della maglia sarà giusto, ma in ogni caso si può sempre cambiare il verso della maglia, vedete, in questo modo. Così sono sicura che avrò tutti i miei mali e non si perde il punto. Ok,
E poi quando io raccolgo tutte le male posso disfare tranquillamente lavoro che non mi piace. Un'altra cosa volevo aggiungere, se voi strada facendo vedete che un lavoro che o ristringe o allarga e non vi piace, non avete paura di disfare, perché una volta fatto, disfare un pezzo grande oppure il lavoro terminato è sempre un dispiace per tempo perso, per questo facciamolo ancora in tempo, ok? Ho disfatto il mio lavoro fino al punto dove volevo iniziare con un altro punto. Quindi, quando ho finito questo punto con gettate, io volevo proseguire con un punto maglia rasata. Ok, quindi io cosa faccio? Vi faccio vedere come faccio aumenti. Ho deciso, come vi ho detto, di aggiungere 8 maglie. Quindi, io qui ce l'ho 52 maglie. Quindi, in circa ogni 6-7 maglie. In modo diciamo omogeneo io aggiungo le maglie, quindi vi faccio vedere come faccio. Ok, certamente se vi deve capitare fare un lavoro come ho fatto io, guardate verso della maglia. Io vedete che adesso la maglia ne ho in questa posizione, quindi io devo lavorare prendendo da davanti del lavoro. Ok, quindi prima maglia, lavoro, maglia di vivagno, lavoro solo quando cambio colore e adesso guardate proprio da prima maglia, mettiamola giusto la nostra maglia in questo verso come sono abituata a lavorare, quindi primo aumento lo faccio subito dalla successiva maglia, prima dopo la maglia di vivagno. Allora, aumenti si può fare o prendendo questa parte così della maglia e lavorare maglia intrecciata, però io ho paura che qui mi rimane piuttosto grande spazio, quindi io i miei aumenti ho deciso di fare in questo modo. Guardate, prima maglia prendo lavorando da dietro e prendo lavorando da davanti, ok? Quindi io da una maglia ho fatto due. Vi faccio vedere ancora lentamente. Da questa maglia che devo fare aumento, io da una fare due. Faccio due. Quindi guardate, entro, non tolgo dal ferro. Quindi una ho fatto, entro in questo modo e faccio un'altra maglia, ok? Quindi io ho fatto il mio primo aumento. Lavoro una, due, 3, 4, 5, 6 maglie, giro la mia maglia in verso giusto e faccio il secondo aumento, una ma così, e io di nuovo da una maglia ho fatto due, quindi io ho fatto due aumenti, lavoro una, due, 3, 4, 5, 6 maglie, successiva maglia faccio aumento, giro la in verso giusto, così e così. Ok, quindi in questo modo io vado a aumentare fino a quando non faccio i miei 8 aumenti. Questo vi faccio vedere in modo se dovesse servire anche a voi. Ok, quindi faccio le mie 60 maglie, e poi proseguo con un punto. Ho fatto i miei aumenti, ho contato le mie maglie, adesso ne ho sul ferri 60 maglie e vi ho detto che proseguo con punto, quindi io faccio 6 maglie di maglia rasata, 6 giri di maglia rasata, quindi uno ho fatto quindi questo pezzo qua che devo fare e dopodiché faccio questa riga lavorando rovescio sul dritto e rovescio sul rovescio, quindi ma non è questo che vi volevo dire. Vi volevo dire, ogni tanto mi fate la domanda come spesso devo fare aumenti, un po' di teoria, quindi io avevo qua 52 maglie, ho deciso che io devo aumentare 8 maglie, quindi come spesso devo aumentare in circa, quindi io 52
52 maniche che io avevo qui, diviso 8 e mi viene allora 52 diviso 8 e mi viene 6,5. Quindi io come vi ho fatto vedere, ho lavorato 6 maglie, nella settima ho fatto aumento. Se dovete fare voi pure aumento delle maglie in modo che non si vede proprio, cioè in modo omogeneo, fate questo calcolo, ma certamente questo in modo, diciamo, in circa, diciamo così, ma a me è venuto benissimo. Quindi io il primo aumento ho fatto subito dopo la maglia di vivagno, poi ho fatto i miei aumenti, 6 maglie lavorate, nella settima ho fatto aumento e ultima maglia, vedete questa qui, prima della maglia di vivagno ho fatto pure aumento. Ok, quindi adesso io vado a lavorare maglia rasata con questa riga, cambio colore. Quando arriviamo al momento che dobbiamo fare il successivo passaggio, noi ci rivedremo. Io sono andata avanti con il lavoro e adesso vi spiego. Quindi siamo rimasti che in questo punto dove ho aggiunto 8 maglie e quindi ho proseguito con 60 maglie facendo questo questo gioco, diciamo, di punti. Qui ho fatto 6 giri di maglia rasata, poi 2 giri a legaccio, 6 giri di bianco di maglia rasata, 2 giri a legaccio, 6 giri rasata e maglia 2 a maglia legaccio. Dopodiché ho fatto 22 giri di solo maglia rasata. Ok, quindi io sotto ho messo un maglioncino a quale faccio riferimento, in quanto la misura è proprio giusta. Qui, se potete vedere, c'è uno scollo per da dietro sulla schiena, c'è una diminuzione. Io questa dimensione non lo faccio, io faccio qua dritto e qui faccio un piccolo una piccola apertura. Ok, quindi da questo punto io devo lavorare separatamente parte destra e parte sinistra. Ok, quindi io ce l'ho sul ferri adesso 60 maglie, quindi io lavoro contemporaneamente con due gomitoli. Faccio 30 maglie da questa parte, quindi prima maglia senza lavorare, poi lavoro tutti i maglia a dritto e ultima maglia, quindi questa numero 30, sì, 30, io faccio a rovescio. Dopodiché aggiungo un altro filato, prima maglia senza lavorare, tutti maglia a dritto e ultima maglia a rovescio. E sul dritto del lavoro come si presentano le maglie. Ok, e questo lavoro io faccio fino a questo punto. Ok, e a questo punto vi faccio vedere come facciamo questa diminuzione per la spalla. Per quanto riguarda le misure, vedete voi se volete fare come ho programmato io vi dico in questo momento a quale lunghezza sono arrivata. Ok, quindi vedete che io qua ho imbastito, che poi vi faccio vedere come cucire questo bordo per avere questo effetto. Per momento, per regolarmi meglio, ho fatto momentaneamente così. Quindi da inizio del lavoro fino a questo punto 31 centimetri. Ok, vediamo adesso quanti centimetri devo fare ancora fino a quanto. Quindi io devo fare ancora 2 centimetri e dopodiché noi cominciamo a fare questa diminuzione. Ok, quindi quando arriviamo a questo punto vi spiego ancora. Sono andata avanti con lavoro e quindi ho fatto, da quando ho deciso di dividere due parti del maglioncino, due parti, diciamo, della parte della schiena del maglioncino, io ho fatto 6 giri.
sono arrivata ad altezza dove devo fare questa diminuzione per la spalla e adesso volevo farvi prestare vostra attenzione per fare un due calcoli. Ok, se avete il maglioncino come riferimento potete misurare la lunghezza della spalla. In caso mio, se misuriamo così, sono 11 centimetri. Sì. 11 centimetri e mezzo, ok? E noi torniamo al nostro calcolo. Ok, io scrivo qua questa misura 11 centimetri e mezzo e quindi per sapere quanti mali io, per esempio, avendo un maglioncino, potevo solo avvicinare e calcolare le mali. Invece torniamo al nostro calcolo. Quindi, se io ho 11 centimetri e mezzo la spalla, ok, torniamo a questo calcolo che abbiamo fatto, quanti mali abbiamo in un centimetro. Quindi, per in caso mio una maglia e mezzo, faccio moltiplicare e totale adesso facciamo quindi 11 e mezzo per 1,5 mi risulta 17,5. Volendo io posso anche 17,25 arrotondare o a 17 a 18. Facciamo le 18 più o meno 18. Ok, scriviamolo così. Volendo si può fare anche 17, non succede niente, una maglia. Ok, quando abbiamo scoperto quanti mali noi dobbiamo lasciare per la spalla, quindi scriviamo 11,5 totale 18 maglie. Questo è in caso mio. Voi potete fare il calcolo a base del filato che state usando e misura che dovete realizzare. Ok, quindi tolgo questo maglioncino che per il momento non mi serve. Ok, tolgo anche il quaderno e partiamo col lavoro. Quindi, quando io ho scoperto che quanti mali devo avere per la spalla, io questi 18 mali io divido in 3, in quanto noi facciamo divisione, chiusura, questo diciamo discesa per la spalla, li facciamo in 3 volte. Quindi prima chiudo 6 mali, poi chiudo 6 mali e poi ultimi 6 li chiudo insieme con questi. In quanto poi quando facciamo parte dal davanti noi avremo solo 18 e quindi vabbè, quando arriviamo a fare parte dal davanti io vi faccio rivedere. Adesso partiamo con la nostra chiusura delle mali. Quindi, primo giro io chiudo 6 mali, quindi come facciamo? O facciamo chiudere in questo modo, quindi prima tolgo senza lavorare, lavoro seconda e faccio accavallare una, due, tre, quattro, cinque e 6. Ok, io ho fatto prima primi 6 mali, dopodiché lavoro tutti i mali fino alla fine qui, poi lavoro altra parte del maglione sul dritto, tutti a dritto, e la stessa diminuzione facciamo sull'altra spalla sul rovescio del lavoro. Ok? E ci vediamo quando dobbiamo fare diminuzione. Ok, guardate, ho lavorato questi restanti mali, poi ho lavorato tutti i mali, 30 mali che ho su questa parte. Adesso giro lavoro sul rovescio, ok, e comincio a chiudere 6 mali anche da questa parte, ok?
Siccome noi ci troviamo sul rovescio del lavoro, in caso mio io lavoro a rovescio, dovrei lavorare a rovescio, quindi chiudo pure facendo in questo modo, maglia a rovescio e faccio a cavallare una, due, d'altronde si può fare anche maglia a dritto, non succede niente, ma io sono abituata a fare in questo modo, due. 3, 4, controllate, mi raccomando, controllate che le maglie non siano troppo strette, in quanto poi la cucitura si vede stretta. 4, 5 e 6. Ok. Ho fatto la chiusura anche di prime 6 maglie sull'altra parte del maglioncino e finisco le maglie a rovescio. Ok? Io questi 3 giri di chiusura vi voglio far vedere in modo dettagliato perché per evitare domande, credo che adesso vi spiego in modo che riescono a capire tutti. Ok, io finisco maglie a rovescio, anche se io questa chiusura della spalla ho fatto vedere in modo dettagliato facendo maglione da uomo, ma non tutti lo avevano visto, per questo vediamo adesso di nuovo su questo lavoro. Ok, io finisco la prima parte, ok, sul rovescio. E adesso mi trovo questa parte dove diminuzione avevo già fatto. Quindi cosa faccio? Prendo il filo, che okay, prima maglia di vivagno, lavoro tutte le maglie fuorché ultima, ok? Maglie lavoro come si presentano. Se voi state facendo un altro punto, quindi mantenete il vostro punto fino alla fine. Ok? Io per questo ho scelto maglia rasata per spiegarvi meglio. Ok, arriviamo alla fine quasi. Sono rimaste un paio di maglie, li facciamo ormai insieme. Ok, guardate, sono arrivata alla fine, mi è rimasta ultima maglia. Di solito la lavoriamo a rovescio, in questo caso per non avere questa chiusura, diciamo, che stiamo facendo a scaline brutte, le facciamo in questo modo. Guardate, ultima maglia, la trascino senza lavorare, filo davanti al lavoro, ok? Dopodiché giro lavoro sul dritto. Prendo il ferro e comincio a chiudere le mie successive 6 maglie. Come faccio? Guardate, una ho fatto senza lavorare, quindi la trascino e successiva maglia non lavoro. Quindi questa senza lavorare e questa senza lavorare. La prima maglia di 6 che dobbiamo chiudere la chiudiamo in questo modo. Ok? Tiriamo il nostro filo. E vedete che qui adesso non avremo uno scalino brutto. Quindi una ho chiuso, due, tre, quattro, cinque e sei. Ok, quindi vedete che noi abbiamo chiuso successive 6 maglie. Lavoro fino alla fine questa parte e lavoro tutti i maglie a dritto di questa parte e poi ci rivedremo. Sto terminando parte sul dritto del lavoro di seconda di un'altra parte di un'altra metà del maglioncino. Mi sono rimaste un paio di maglie, guardate, ultima. Come abbiamo fatto da questa parte, non la lavoro. Filo davanti al lavoro, giro,
cioè trascino e giro, lavoro sul rovescio. Quindi adesso noi dobbiamo chiudere altre 6 maglie. Quindi cosa faccio? Prendo questa maglia senza lavorare, anche questa prima senza lavorare, e faccio accavallare una, dopodiché continuo a chiudere. 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, abbiamo fatto la seconda chiusura e guardate. Usando questo modo che vi ho fatto vedere che una maglia non si lavora, vedete che la linea viene dritta. Ok, quindi terminiamo questo giro a rovescio e ci vediamo poi a penultima maglia qui. Ho terminato il giro sul rovescio, quindi lavoro ancora una maglia e mi rimane ultima, quindi lo faccio come ho fatto prima che vi ho fatto vedere, la trascino senza lavorare, giro il mio lavoro sul dritto e quindi un attimo che vi spiego. Quando noi faremo lavoro sul dritto, che avremo scollo qui già chiuso, quindi a noi rimangono ultime 6 maglie da chiudere. Invece qui sul dietro, sulla schiena del maglioncino, io ho deciso di fare questa apertura e quindi scollo qui, maglie non ho chiuso. In questo caso io 6 maglie che appartengono alla spalla li chiudo e poi contemporaneamente chiudo tutti questi mali. Quindi cosa faccio? Faccio come vi ho fatto vedere prima. Prima maglia non lavoro, seconda pure non lavoro e la faccio a cavalare. Ok? E vedete di nuovo la nostra linea è dritta. Io adesso chiudo tutte le maglie da questa parte. Lavoro il giro dall'altra parte a dritto e nello stesso identico modo, come vi ho fatto vedere, chiudiamo anche altra parte. Ok, quindi finiamo a chiudere questa parte, lavoriamo giro a dritto e ci rivedremo. Ok, guardate, ho chiuso questa parte completamente, ho lavorato le maglie sul dritto del lavoro fino a ultima, quindi ultima, come vi ho detto, noi spostiamo senza lavorare, ok? Giriamo lavoro sul rovescio, chiudiamo la spalla e contemporaneamente chiudiamo quindi non solo 6 maglie, chiudiamo tutto. Vi faccio rivedere ancora anche sul rovescio. Maglia questa che abbiamo trascinato di nuovo senza lavorare, successiva maglia, quindi prima dove c'è il filo senza lavorare, facciamo accavallare e poi restante maglie facciamo chiudere in questo modo. Aspettate che qui bisogna stringere un pochino. Lavorando adesso questo maglioncino, vi voglio dire che il punto più difficile in modo assoluto è maglia rasata, soprattutto lavorando colore chiaro che tutti cioè imperfezioni escono fuori. Quindi fate attenzione a lavorare maglia rasata. Guardate, io adesso non mi sono accorta, altrimenti avrei disfatto subito che qui qualche maglia mi risulta un pochino più larga, un pochino più stretta. Certamente non sono una macchina, però cerchiamo di ottenere perfezione. Spero che dopo aver lavato maglioncino le maglie un pochino si raddrizzano. Spero tantissimo. Perché i difetti, cioè non è un difetto,
sempre lavoro fatto a mano, quindi non possiamo ottenere perfezione di una macchina, ma insomma cerchiamo sempre di raggiungere. Ok, quindi noi insieme adesso terminiamo la parte della schiena del nostro maglioncino. Io sto chiudendo insieme a voi ultime maglie. Ok. E adesso guardiamo cosa abbiamo ottenuto. Ok. Lavoriamola in questo modo, ultima maglia, e possiamo tagliare filo. Più lungo, così non avremo difficoltà poi a mettere via il filo. Ok, guardate, questa è la parte del dietro della schiena del maglioncino. Che okay, vedete questa? Vedete questa imperfezione che non dovrebbe accadere, però mi sono accorta un po' tardi. Vedete questa la spalla che scende. Se io prendo il mio maglioncino a quale io sto facendo riferimento, credo di aver fatto su per giù uguale. Vedete? Ok. Quindi la parte della schiena noi abbiamo terminato. Se voi non volete fare questo spacchetto, se voi state facendo la misura grande, ma siccome io sto facendo la misura per una bambina, quindi la scolatura del maglione comprato è maglione fatto a mano, succede sempre che non è tanto elastico e quindi i bambini ce l'hanno il collo piuttosto magro e la testina è grande, quindi certe volte capita che non entra la testa oppure entra con difficoltà. Invece, facendo questo lavoro, noi poi mettiamo un bel bottoncino e il problema non sarà. Ok, quando noi abbiamo fatto parte dal dietro del nostro maglioncino, noi facciamo la stessa cosa anche sul parte del davanti del lavoro, quindi avviamo lo stesso numero di maglie, facciamo lo stesso gioco, io almeno faccio lo stesso punto, lavoro fino a un certo punto qui, fino a quando non arrivo alla scollatura che devo fare sul davanti. E quindi quando io arrivo a questo punto, certamente noi ci rivedremo e vi spiego come fare. La prima parte del nostro video finisce qui e vi aspetto alla seconda parte dove continueremo a creare il nostro maglioncino. Ciao a tutti e alla prossima!